Giovedì 31 marzo 2016, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Il presidente del Consiglio Comunale, Basilio Rizzo, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Milano. La sua intenzione è quella di rappresentare tutti i movimenti di sinistra che non si riconoscono nella figura di Giuseppe Sala, a partire dai Civatiani e da Rifondazione Comunista. Dopo settimane di voci sui possibili nomi chiamati a rappresentare l'alternativa Sala, lunedì 4 aprile avrà dunque luogo la rappresentazione ufficiale della lista Milano in Comune e del suo candidato Basilio Rizzo. Secondo Stefano Parisi, candidato sindaco per il centrodestra, l'ipotesi del 5 giugno come data per le amministrative 2016 favorirebbe l'astensionismo. Due le motivazioni espresse dal candidato. Innanzitutto la data è troppo avanzata e in secondo luogo rientra nel ponte del 2 giugno. Mentre bisognerebbe andare a votare a scuole ancora aperte. Il nostro obiettivo, quello di tutta la politica, deve essere quello di riportare le persone al voto. Mi auguro che il governo decida in questo senso, ha aggiunto poi il candidato. Poche ore fa è arrivato anche il commento di Giuseppe Sala, che si schiera anch'esso contro la data del 5 giugno. Ieri mattina, intorno alle 11:30, una ventina di persone si sono recate in Piazza Liberty, in vicinanza del consolato austriaco, per protestare contro la chiusura delle frontiere. L'utilizzo di fumogeni ha richiamato sul posto la polizia, ma i manifestanti, dopo aver inscenato una breve protesta, sono subito scappati, lasciando sulla sede stradale la scritta Over the Frosters. La protesta ha avuto luogo contemporaneamente anche a Venezia e a Napoli. La legge regionale sulle moschee resterà in vigore. Si chiude così con la vittoria della regione il confronto col governo in merito all'incostituzionalità della suddetta legge. La partita Maroni-Renzi finisce 6-2 per me, ha commentato così il governatore Roberto Maroni dopo che il presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva fatto ricorso su 8 punti, dei quali soltanto 2 sono stati in definitiva dichiarati incostituzionali e saranno di conseguenza modificati dalla prossima giunta. Con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!